Cazzo, sì, buona la prima, ragazzi, sì. Sì, cazzo. Buon ritrovati su Molenio Sport Channel. Oggi partita, post partita appunto di Italia-Spagna. Prima partita dell'Europeo Under 21 che si gioca tra Italia e Spagna. Appunto, Italia-San Marino, appunto, scusate. Oggi vinciamo contro la Spagna, la partita appunto inaugurale, 3-1. Mancano tipo 30 secondi più recupero, lo devo fare adesso perché poi non ci sono, quindi mi dispiace se ci saranno gol, vabbè, ma meno male, non penso che la ribaltino 3-3 o 4-3, quindi non cambia un cazzo, 4-1, 3-2, quindi va bene. Abbiamo giocato bene, soprattutto nel secondo tempo, abbiamo giocato bene, tranne qualche svarione che abbiamo fatto, però abbiamo giocato bene. Comunque, partita che si apre con il gol di, oddio, non mi, oddio, Dani Ceballos. Probabilmente il migliore in campo della Spagna, era sempre libero in campo, giocava tutto tra le linee, un grande giocatore. Gioca poco appunto nel Real, però è un gran bel giocatore. Giustamente al centrocampo hanno Kroos, come si chiama? Kroos, Modric, mi sa un pochino di difficoltà, mi sa anche che può avere anche difficoltà a giocare, mi sembra anche normale. Chiesa, migliore in campo invece nostro. Ci pareggia, ce la fa pareggiare. Gran gol, però c'è da dire che il portiere ha fatto una gran minchia. Che cazzo è? Mi ricordo il gol di Cuadrado contro il Lione. Ha fatto una cosa simile. Ha guardato in mezzo e ha tirato sul primo palo. Cioè, grandissimo gol di Chiesa perché è del Signore. Però come fai a fare subire un gol del genere? Primo tempo finisce 1-1. Abbiamo sofferto il primo tempo appunto Dani Ceballos perché appunto partivano in contropiede e non riuscivamo a contenerli. Quando invece giocavamo noi a costruiamo il gioco noi dal basso, giocavamo anche bene, creavamo delle buone occasioni. Però appunto quando partivano loro, giocavano loro, Dani Ceballos ci metteva veramente in crisi. Tra le linee era un mostro, giocava dappertutto. Il CT spagnolo gli ha dato tipo libertà di gioco e quindi si divertiva in campo praticamente, faceva quello che voleva. Secondo tempo, bene, bene, bene. Entra Cutrone al 63esimo, mi sembra. Ora non mi ricordo se già stavamo 2-1. No, forse stavamo 1-1. Mi sa di sì, stavamo 1-1. Sì, stavamo 1-1. E appunto su gol, cioè entra Cutrone, esce Kane che era incazzato. Però dai, figlio mio, hai fatto ben, diciamo, cagare per essere puliti. Appunto. Se la costruisce Cutrone l'azione praticamente perché lancio, Cutrone protegge palla. Non so se c'era anche mezzo fallo su Cutrone, che il difensore spagnolo l'ha tirato. Cade a terra Cutrone, però riesce a dare palla. Che arriva a Chiesa, doppietta di Federico Chiesa, migliore in campo. Ce la risolve lui, che la insacca e rete da una posizione praticamente rapina. Mi sono cagato addosso perché ho detto l'ha tirata praticamente in altezza. Ho detto no, non puoi tirarla fuori. Ma è fortuna, era troppo difficile da sbagliare. Buono, 2-1, bella. Gran carattere, la ribaltiamo contro una Spagna veramente difficile. 4 anni fa, no, 8 anni fa ci ha battuto 4-0. Madò, brutti ricordi. Sempre il campionato Under 21. E poi un rigore che l'arbitro non aveva visto a 5 metri, cioè era sino a 3 metri di distanza. Come fai a non vedere un rigore del genere? Praticamente lo tira, lo trattiene fuori dall'aria, ma l'ha trattenuta, se non lo sapete, appunto. Non è da considerare il punto da dove parte, ma dove appunto finisce la trattenuta. È iniziata fuori dall'area, però è terminata dentro l'area, quindi c'è da considerare il rigore. Quindi rigore netto, ma controllare al VAR per fortuna. Pellegrini, io gli sono cagato addosso, ho detto no, 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 Pellegrini la tira in tribuna. Per fortuna l'ha tirata tipo centrale verso destra. Buono, 3-1 e ce la portiamo a casa. Tre punti importantissimi, perché in questo tipo di torneo non si può sbagliare. Sono tre gironi, passano le prime di ogni girone, scusate, più la migliore seconda, quindi praticamente non puoi permetterti passi falsi. Abbiamo rischiato. Abbiamo rischiato, ma ce la siamo portati a casa. Questo è l'importante. Comunque, la prossima partita non so contro chi giocheremo, non so quando giocheremo. Scusate, perché non mi sono informato. Scusate veramente. Comunque, like, commento, iscrivetevi. Non ho fatto la intro bene, vabbè, sti cazzi. Pagina Instagram in descrizione. Molerino Sport. Ciao, alla prossima.